Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi due tipi di hummus, uno classico e uno con la barbabietola. Vi mostro subito come prepararli. Allora, innanzitutto prendiamo 200 g di ceci già cotti, li mettiamo all'interno di un mixer, aggiungiamo poi sale, curcuma, due cucchiai di olio extravergine di oliva e il nostro ingrediente fondamentale, il tahin. Ne aggiungiamo circa due cucchiai. Mixiamo il tutto e voilà, il nostro hummus è pronto. Mettetelo all'interno di una ciotolina e mangiatelo come preferite, sopra un pane tostato, con dell'insalata, con delle verdure a pinzimonio. Insomma, è ottimo in tutte le maniere. Ora vi faccio vedere come preparare quello con la barbabietola. Servono gli stessi ingredienti di prima, infine aggiungete una barbabietola precotta. E voilà, il colore parla da solo. L'hummus è la salsa d'accompagnamento perfetta, sia da un punto di vista energetico che vitaminico, perché contiene ferro, proteine, fibre e carboidrati. Una vera bomba, ragazzi. Vi domanderete perché non metto il limone, perché purtroppo ne sono allergica, quindi ho revisionato questa ricetta proprio per tutti quelli che come me non possono mangiare gli agrumi. Vi faccio vedere come io lo utilizzo di solito durante il mio pranzo. Se avete domande, lasciatemele qua sotto giù nei commenti. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video ricetta. Ciao!